Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su Rims Racing. Allora, prima gara effettuata nello scorso appuntamento non è proprio andata delle migliori, la moto è risultata ampiamente acciaccata e danneggiata. Siamo riusciti a mettere qualche toppa, prima da tutta la carena. Per fortuna abbiamo questa carbon, ma abbiamo sostituito quella stock. E in verità, diciamo, quello che era risultato proprio disastroso e l'abbiamo cambiato. Ci sono comunque ancora componenti che sono gialle, quindi non proprio al top. E per esempio, le pinze anteriori me le dà al 65%. Capirai? Magari le andiamo a smontare subito e le andiamo a riacquistare. Ok. Così perlomeno evitiamo che ci siano grossi problemi. Per fortuna ce ne abbiamo un po' nel nostro inventario, quindi non ci sono grossi problemi. Ok, le monti, le rimetti a posto. E ok, a posto. Così stiamo bene. Per quanto riguarda i cerchi e tutto quanto, la pinza pure anteriore sta un po' così. Insomma, abbiamo preso un po' di bottarelli, ovviamente ne risentono su tutta la moto. Quindi sarebbe veramente la cambia un bel po' di disco anteriore addirittura. No, disco posteriore e anche i due dischi anteriori. 61%. Vabbè, cerchiamo di tenerli per il momento. Ci dava come prossima, diciamo, dov'è, calendario, un evento in cui possiamo provare un'altra moto. Quindi per il momento la nostra la teniamo in garage e al sicuro. E vediamo un attimo. Sarei interessato e curioso di provare l'MV, sempre a Zolder. Requisiti, ricompensa, prima posizione, 3200 crediti e un punto team, che non è affatto male. Dai, proviamo con la MV e vediamo come si comporta. Abbiamo diminuito la difficoltà della carriera a semi-pro, sono tre le difficoltà esordiente, semi-pro e pro. E un po' nascosto il parametro, in verità, perché sta nelle impostazioni. Me lo sarei aspettato magari all'inizio della carriera, però insomma, magari lo andare a cercare, è nelle impostazioni. Circuito questa volta asciutto. Che dovremmo fare? Evento competizione, penso sia tipo una gara. Ah, gara 1 di 4 addirittura. Madonna. Ok. Per fortuna non abbiamo costi di riparazione. Ah, aspetta, pratica libera. Ok, vai sul tracciato. Quindi abbiamo pratica, qualifica e tutta sta roba qua. Abbiamo pure tutta sta zuzza, mamma mia. Come ci presentiamo a questi eventi? Ok, oddio, sono rispetto alla nostra moto, mamma mia, a vederla così è veramente piccolina il posteriore. Ok, avviciniamo un attimo. Ok, così, mamma mia come sarsa però, mettiamo un po' il traction un po' più alto. Sentilo che suono, il tre cilindri come suona. Ah, tra l'altro ho messo la frenata, unita, diciamo, sia del freno anteriore che nel posteriore. Un pochettino mi aiuta. No, è chiala. Abbiamo subito battezzato anche l'MV. Per fortuna non abbiamo costi di manutenzione, sennò poteva essere un problema. Molto diverso il suono, sentite, anche comunque ha uno scarico aftermarket, ma è veramente un suono molto diverso dal quattro cilindri della nostra Ducati, molto alto, molto sibilante, quasi fastidioso in verità, a sentirlo, a sentirlo da qua. Dobbiamo cercare di fare un tempo in verità. Poi magari vediamo se si può velocizzare anche il tempo, perché insomma sono 10 minuti di pratica. Magari sono un po' troppi. Anche se mi pare che c'era scritto che la moto era in conformazione stock.
Però non mi sembra che l'MV possa uscire con sto scarico, sinceramente. In teoria l'MV ha lo scarico a quattro punte laterali. Questa sì, SC, dai, perlomeno lo scarico l'hanno modificato. Il resto invece della moto è stock. Oh, invece sto scarico così. Vediamo se riusciamo a fare un tempo cronometrato, magari senza distruggerci nel mentre. Devo cambiare un po' sto stile di guida che si butta tutto per terra. Attenzione. Con la frenata combinata è anche più semplice la frenata e si arriva anche un po' meno impicciati. Che altro bisogna, come sempre, capire se fidarsi o meno delle righe, diciamo, delle frenate, perché in alcuni frangenti possono essere un po', diciamo, in anticipo, in altri invece ti aiutano a bestia. Quindi soltanto provando si riesce a capire effettivamente se credere o meno. Qui bisogna stare attenti con lo scollinamento, prima ci ha battuto fuori. Gli occhi alla pedana che tocca. Occhio, filino lungo. Dai, come indagine in corso, poi c'è da nessuna penalità, mamma mia, ci ha graziato. Passiamo un po' anche il TC. Decimo tempo, mamma mia. Ah, no, 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 lungo, 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 lungo. La possibilità di tornare su break box? Fagli la pit lane, ok. Ah no, per il momento siamo primi perché gli altri ancora non hanno fatto un giro. Non c'è modo per velocizzare il tempo senza saltare direttamente alla prossima sessione. Questi girano 1.42. Vabbè, salta sessione. Se salti la sessione corrente, il tuo miglior giro attuale verrà salvato, mentre quello del tuo avversario verrà simulato. Sì, ok. Ok, 1-3. Mazza, gli hai mandato una pista paurosa. 1.34 abbiamo girato. Ho capito. Io ho abbassato un attimo il livello di difficoltà perché, vabbè, quelle erano delle prove libere. Quindi ora abbiamo effettivamente il giro da fare. Bravo, ho abbassato la difficoltà perché, insomma, nella gara di esordio erano schizzati via molto velocemente, ok, che comunque avevamo delle gomme da asciutto su una pista bagnata e avevamo praticamente sfondato la nostra moto, però comunque potremmo eventualmente cambiarlo anche in corsa stando sempre nelle impostazioni il parametro, quindi riserviamoci un attimo la possibilità di ritornare alla configurazione di prima, magari dopo qualche gara se proprio vediamo che siamo passati da non guardarli a quasi addoppiarli, sarebbe un po' troppo, diciamo. Ottimo così. Diciamo che l'MV rispetto alla Ducati ha un po' più di maneggevolezza, ma credo che sia anche meno pesante della Ducati, perché a vederla, all'inizio avete sentito quando dicevo, insomma, che sarà molto più piccola rispetto alla Ducati, sarà stata la visuale magari un po' troppo lontana o tutto quanto, ma mi sembrava, occhio, decisamente più piccina a vederla. Comunque concentriamoci per fare un buon giro, cerchiamo di non distruggergliela troppo sta moto. Ecco, magari non così. Ok, dai, come attuale. Dannazione. Ecco, il fatto che abbiamo saltato la prima chicane ovviamente ci ha tolto anche il successivo giro, cioè questo. Occhio che si sta sbizzarrendo anche la nostra moto.
così. Comunque, ripeto, c'ha un bel sound anche l'MV 3 cilindri con questo scarico. Va veramente a fare un bel rombo, insomma. Che altro voglio andare a vedere gli scarichi che possiamo comprare con la nostra, perché come vi ho detto nello scorso appuntamento, quando sono andato a vedere per la modifica dello scarico e per togliere insomma quello stock, nell'inventario avevamo già il Termignoni e non sono andato effettivamente nel negozio, e quindi potremmo sicuramente, vada come posteriore c'è sta quasi a saluta, potremmo sicuramente andare ad acquistarne un altro, quindi che andrà anche a magari a cambiare un pochettino il timbro della nostra Ducati. Ok, attenzione qua. Ok, vediamo se con questo giro riusciamo a farne uno buono adesso. No, lungo. Riuscire a tenerla. Vediamo la gomma posteriore che ci sta un po' salutando. Credo che siano le stesse dei giri precedenti. Però insomma, non è che è durata poi molto, eh. Che la sto un po' a maltrattare, visto che ho anche tolto, che ho abbassato il livello del TC. Prima avevo il TC a 3 che lo teneva decisamente più a bada. Okay, non proprio il massimo sta chicana, però va bene così. Occhio che qua è un attimo. È ancora giro invalidato anche questo? Mica l'ho capito. Perché questa monta alle pneumatici stock, quindi più tanto magari sentono la fatica della pista. Vediamo un po' se è valido oppure no questo. No. Ehi, ah, oh, cazzo, lungo. Dai, dannazione. Vai a pit lane. Per controllare che effettivamente fosse valido il giro, non ho visto. Vabbè, facciamo una cosa, saltiamo pure le qualifiche. Tanto comunque partivo tutti attaccati e non è che cambia più di tanto. E, ok, quindi andiamo subito in gara. Sono 7 giri. E andiamo un po' a vedere le gomme. Quindi non posso andarla a modificare ora. Però penso e spero me l'abbiano cambiata, insomma. Spazioni, no. E niente. Facciamo. Dai, andiamo sulla griglia di partenza. Quindi sono 7 giri, sì. Se si qualifica, sì, erano ok. 10 piloti, va bene, va bene. Ok. Forza, ragazzi. Fate il tifo. Gas a martello. Prima dentro. Prima. Che non mi mette le marce? Che cazzo succede? Non mi entra la prima. Che cazzo è successo? Perché non entra le marce? Respawn manuale. Ma non mi mette la prima. Si è rotto il cambio, che cazzo è? Perché non mi metti la prima? Esci. Mo sì. Ma che cazzo? Cioè, non potevo partire. Ma dai, ma che cazzo di sfiga? Ma che cazzo? Ma non so se ho sbagliato io la procedura di partenza. Ma non mi faceva mettere la prima. Non potevo mettere la prima mentre acceleravo, non lo so, vabbè. E niente, partiamo un attimo sfavoriti con questo handicap della partenza.
Vediamo se riusciamo magari a recuperargli un pochettino la ruota posteriore, che già non è che sta proprio benissimo. Beh, tutta esperienza, ragazzi, quindi sappiamo che lui comunque non va a modificare in maniera automatica le gomme tra una sessione e l'altra, ma ce le dobbiamo andare a ricordare noi prima che finisca la sessione, in quanto poi in gara non c'è la possibilità di intervenire sulla moto. Occhio. Ok, vediamo un po' se riusciamo magari a riavvicinare il gruppone. Siamo un po' lontani, ma magari in 7 giri qualcosa la riusciamo a fare. Ok, indagine, ovviamente ci darà un po' di penalità. Infatti, 2 decimi. Quanto è il nostro distacco? È 19 secondi. Devo finire di guardare da un'altra parte e guardare più la pista, se no rischio di andare sempre fuori. Però c'è anche gli intermedi, oppure soltanto quando andiamo a passare la linea del traguardo, giusto per sapere. Ci stiamo avvicinando o meno, per ora non li vedo manco sulla mappa. Ok, sì, 15 secondi. Vabbè, erano 19 prima, quindi già qualcosina siamo riusciti a recuperarla. Ma c'è da. Nessuna penalità, grande. L'abbiamo veramente saltata. E prima che siamo usciti un filino, ci ha dato 2 decimi di penalità. Vabbè. Che la gomma posteriore rischia di salutarci. Salutacce 12 secondi, dai, stiamo guadagnando molto. Dovrei magari verso il finire di gara riuscire ad avvicinarmi. Comunque tanti, 12 secondi, ma ne stiamo recuperando molto velocemente. Sto anche stressando molto le gomme, in verità, quindi potrei trovarmi magari con dei problemi nella parte finale della gara. Strano sta cosa della partenza, però, perché insomma la Ducati non mi era successo. No, cazzo, per poco riuscivo a tenerla in piedi. Dannazione. Ho perso tempo. Sfiga. No, dai, di nuovo. Tirato su un attimo il traction, secondo me la gomma posteriore sta chiedendo pietà. È gialla, ma chiede pietà. È 17. Adesso bisogna accelerare molto piano, perché il fatto, ripeto, che vada a prendere subito i giri, secondo me è proprio perché la gomma posteriore pattina, malgrado abbiamo comunque il traction praticamente al massimo. Quello va a salire molto di giri, ma praticamente non sta semplicemente pattinando e la stiamo solo consumando molto. Dai, non dammi il taglio. Ok, nessun penale da. Quarto giro inizia adesso e siamo a 12 secondi. Adesso riuscire a fare per la prima volta sta curva bene. No, dai, Madonna. Che caduta eccessiva, però così. Sai che ero sul cordolo, però dannazione. Peccato perché
Vado a perdere di nuovo tutto quello che ero riuscito a guadagnare. 14 secondi, niente. Mancano pochi giri. Ovviamente noi non ci arrendiamo, però devo cercare di non fare altre cacchiate o altre cadute. Non sono lontanissime, perlomeno gli ultimi. Giusto che non arriva proprio ultimi ultimi. Occhio. Magari una gomma nuova sarebbe stato forse un filino diverso. No, occhio. Abbiamo la gomma sporca. È così. Comunque mi sta piacendo il gioco perché comunque devi starci attento. Azione, è entrato pinzato e molto in piega. Ovviamente l'anteriore mi ha abbandonato. E appunto c'è una sfida decisamente maggiore rispetto appunto a Raid, anche se comunque per quelli non sono male, non è assolutamente male, però è comunque molto arcade rispetto a questo, che comunque ha dalla sua anche il fatto di poter guarda, di poter installare componenti comunque di marchi reali sulla propria moto, che ovviamente aumentano ancora di più la possibilità di appunto di farsi la moto un po' come più si vuole. Mentre su Ride, ok, anche lì c'è ugualmente la possibilità di farlo, però insomma non è per tutte le moto e comunque sia non hai tutti questi pezzi che ci sono qua. Qua ci sono decisamente meno moto ovviamente rispetto a Ride. Però la cura maniacale con cui sono state riprodotte, sia per quanto riguarda il suono, insomma, del proprio motore, ma anche tutte appunto le parti, i componenti che ci si possono andare a installare sopra, è veramente di un altro livello. Ben venga, secondo me, poche moto, ma fatte bene, sia per quanto riguarda anche i vari circuiti, perché come diciamo, chi magari segue anche i video che faccio su Raid, mi sono sempre lamentato delle eccessive, secondo me, appuntamenti che ci sono. Ogni categoria ha secondo me, troppe, diciamo, eventi che possono essere simili, cioè gli eventi singoli per ogni specifica moto, per ogni specifica cilindrata, in monomarca, tutti questi ci possono pure stare, però alcune volte secondo me è un po' esagerato. Ma non un po' esagerato per allungare il brodo, che secondo me poi diventa solo una rottura di scatole. Lo dico veramente chiaramente, non perché non sto più portando i video, perché comunque nel periodo estivo ho, diciamo, rallentato l'uscita di video stesso, poi nei prossime settimane, insomma, con le temperature che torneranno magari a dei livelli accettabili di sopportazione, ricominceremo anche a poterli fare con una maggiore frequenza di pubblicazione. Però appunto mi sono sempre lamentato del fatto che diciamo, per andare avanti bisogna fare tanti eventi che poi alla fine sono tutti uguali, circuiti sempre molto simili, anche perché quelli sono. Quindi avrei preferito molte meno gare, molte meno cioè, le piste vanno pure bene, ma molte meno gare, appunto perché hai meno moto, diciamo, da dover far correre, tra virgolette. Ok, la scelta ovviamente è un mio pensiero, magari a qualcuno può piacere tante tipologie di moto a cui scegliere e di diversa ovviamente categoria che li portano a eventi diversi tra di loro, però secondo me, ripeto, a lungo andare è semplicemente un modo per allungare il brodo di un gioco che poteva benissimo andare bene anche
con magari la metà degli eventi, cioè l'appassionato del genere lo avrebbe comprato uguale. Un po' come i vari, che ne so, Gran Turismo per le auto, con i Forza Motorsport, i Forza Horizon, tutta sta roba qui che hanno questa, diciamo, tipologia di ho tanto macchine a disposizione e ovviamente devo farti fare anche tanti eventi per poterle utilizzare. Da qui in poi, secondo me, iniziano a diventare monotoni. Mentre, insomma, questo abbiamo già visto, ci sono una settantina di eventi totali. Le moto sono quelle poche, ma marche ovviamente le più importanti, e si combatte, diciamo, nella personalizzazione. C'è anche il multiplayer qui che può essere comunque interessante, visto che comunque aumenta la simulazione. No, cazzo, peccato, avevo riuscito a recuperare i due là davanti. Quindi, secondo me ha del potenziale, quindi lo andremo a scoprire insieme, ovviamente cercando di sfasciare e distruggere meno moto possibili, però lo andremo ad affiancare a Raid sicuramente. Allora, intanto siamo comunque arrivati alla fine di un altro evento qui a Zolder. Purtroppo anche qua siamo arrivati ultimi con 24 secondi di ritardo dal battistrada. Purtroppo abbiamo avuto problemi tecnici nella partenza che non ci hanno portato a inserire la marcia. Quindi direi che possiamo, intanto il prossimo evento finalmente ci spostiamo su un altro tracciato a Suzuka che è molto molto figo. Questo è cos'è? Gara sponsorizzata BPR. Queste gare sono rivolte ai piloti più promettenti, ok, come quell'altra, però quell'altra era di Brembo, Brembo, diciamo Brembo, mentre questa è della BPR, che ci dà una corona d'acciaio, però sempre per la Kawasaki. Danno tutti per la Kawasaki, ma noi abbiamo una Ducati, quindi non lo so. Ok, allora ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui. Tanto la moto non era nostra, gliela abbiamo ridata, insomma, non proprio nelle ottime condizioni, però ci ha detto che non dovevamo curarcene, quindi va benissimo così. Nel prossimo appuntamento a Suzuka scenderemo nuovamente in campo con la nostra Ducati, sperando di fare dei buoni piazzamenti, magari anche un po' di bagarre, perché alla fine dei conti non l'abbiamo praticamente mai vista la bagarre, e quindi vediamo un po' come si comporta effettivamente stare in mezzo anche agli altri piloti. Io come sempre vi ringrazio della visione, vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, in descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra lei che vi riporta la playlist del titolo nel caso in cui abbiate saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!